Benvenuti ad Economia Dialoghi sull'impresa, lo spazio informativo del mondo confindustriale che vi tiene compagnia ogni settimana con un argomento diverso e di attualità. Ad esempio, parliamo nella puntata odierna di start-up e di professioni del futuro. Cambiano gli orizzonti dell'economia e di conseguenza si adeguano anche le professioni. Attualmente le professioni più in vista e quelle più richieste hanno come filo conduttore la sostenibilità, la green economy e la digitalizzazione, cioè l'ambito dell'ICT. Questo è molto importante e in tal senso, per quanto concerne l'ambito digitale, emerge come l'analisi dei dati e i dati stessi abbiano assunto una valenza rilevante, tanto da essere state definite come il nuovo petrolio. Ne parliamo con ospiti che sono qui in studio con noi e anche in collegamento. Presento immediatamente l'ospite dalla postazione remota, Antonio Funiciello, che è il capo di JAUL, che è la scuola dell'ENI per l'imprenditoria. Buonasera. Buonasera, grazie. In studio abbiamo Alessandro Addari, presidente della piccola industria di Confindustria Chieti Pescara. Buonasera. E Riccardo Dinisio, che è scienziato dei dati. Buonasera. Scopriremo quali sono queste nuove figure, dicevamo, e adesso pongo subito la prima domanda al presidente Addari. Per farlo cito alcuni dati emersi da uno studio di Unioncamere. In Italia nel 2024 serviranno 1,5 milioni di specialisti nell'ambito ICT. Ok, quindi è importante sapere che il 56% degli occupati dovrà possedere competenze digitali. In tal senso volevo un attimo coinvolgere il presidente Addari per tracciare il punto della situazione e capire qual era il ruolo di Confindustria Chieti Pescara in tal senso. Grazie, sì, i dati sono assolutamente chiari. Si tratta di nuove imprese, di nuove prospettive che portano anche nuove professioni, anche la capacità di reinterpretare, per così dire, professioni tradizionali in chiave moderna. Faccio un esempio, l'export manager, ecco, una figura sicuramente nota alle nostre imprese. Oggi si parla sempre più di digital export manager, cioè qualcuno, una figura professionale capace sia di gestire i rapporti tradizionali di vendita, di marketing, di attenzione ai mercati e allo stesso tempo, ad esempio, creare vetrine su Alibaba, sui grandi marketplace di business to business, quindi in cui c'è la possibilità di creare una sorta di fiera permanente che metta in contatto l'azienda con i responsabili acquisti di tutto il mondo. Questo richiede uno sforzo collettivo sicuramente anche per formare nuove figure all'interno delle nostre aziende. Ecco, ho mandato alcune slide, nella prima in particolare si traccia diciamo così, un'analisi delle cosiddette startup innovative. Attenzione, ci sono moltissime startup assolutamente innovative che tuttavia non sono iscritte nel registro imprese in questa fattispecie. Con questo dato tuttavia ci mostra che sono oltre 12.000 le startup innovative iscritte proprio in questo registro. È emblematico vedere che sono i servizi alle imprese il dato principale, cioè la maggioranza di queste imprese si dedicano ai servizi per altre imprese. Al secondo posto abbiamo il manifatturiero. Ecco, un paese come l'Italia, forte vocazione manifatturiera, a mio avviso deve avere l'obiettivo, quindi anche a livello regionale, di spingere il più possibile l'innovazione, le startup innovative nell'ambito anche del manifatturiero, magari anche facendo dialogare le imprese mature con quelle nuove, quindi con le startup. Nella seconda slide si mostra, ecco, un dato che riguarda invece il valore della produzione. Come è immaginabile, la gran parte di queste aziende genera un fatturato da 0 a 100.000 euro. Dobbiamo senz'altro spingere un consolidamento, quindi metterle in rete, farle dialogare con le aziende più grandi, creando quindi questi meccanismi di sviluppo. Diceva lei cosa può fare e cosa fa Confindustria Chieti Pescara. Ecco, in questa slide ho cercato, nella terza slide, di riassumere
alcuni progetti sono quelli proprio che hanno come obiettivo specifico lo sviluppo delle start-up e di progetti di economia circolare. Come vedete, Start Impresa, ormai alla 10ª edizione, un percorso gratuito che Confindustria Chieti Pescara offre agli aspiranti imprenditori per investire appunto nella nostra regione. Tra l'altro a questo Confindustria Chieti Pescara aggiunge un plus, perché per anno solare è consentita la gratuità per le aziende, le nuove imprese che volessero iscriversi al nostro sistema, di tutti i servizi di Confindustria Chieti Pescara, perché l'obiettivo è quello di prima, far sì che queste start-up possano crescere e consolidarsi. Autoctonie sono tutti i progetti di cui parleremo più diffusamente in terra d'Abruzzo. Qui si parla proprio di economia circolare, di sostenibilità, quindi 10 partners della filiera della lana e della carne ovina, progetto davvero straordinario. E poi Rete Imprese Sostenibili è un progetto in fase di lancio. A fine febbraio lanceremo un'indagine per chiedere alle imprese del nostro territorio l'interesse a mettersi in rete per sviluppare progetti nella sostenibilità e nell'economia circolare, perché insomma il vecchio assioma è sempre importante: l'unione fa la forza. Perfetto, grazie Presidente. Adesso andrei all'ospite che è in collegamento. Antonio Funicello, lei è a capo di una scuola, la JAUL, la cui pronuncia non è proprio facilissima di primo acchito, è la scuola dell'ENI che si occupa di formare, penso, nuove professionalità e dare una visione completamente diversa della imprenditoria. Ce ne parli? Sì, dunque, grazie per l'opportunità, perché noi puntiamo molto sulla nostra scuola. Il nostro obiettivo, che cos'è il JAUL? Il JAUL è l'unità di misura dell'energia. La JAUL è la nostra scuola, è la scuola di ENI per l'impresa, è la scuola di ENI e l'economia circolare. L'obiettivo è un obiettivo di sistema, noi vogliamo provare a dare una mano al sistema Italia affinché la transizione sia vissuta come una grande occasione, una grande opportunità, e non venga vissuta invece con un patema d'animo notevole da tante imprese e tanti aspiranti imprenditori. JAUL è una scuola perché effettivamente fa due cose, ma le fa in maniera integrata. Interviene sulle persone fisiche e su quelle giuridiche, su chi ha un'ambizione imprenditoriale e vuole metterla alla prova e quindi ha bisogno di essere formato in quel senso. Quell'ambizione va formata, testata, e bisogna capire se quell'ambizione può diventare una professione. Ma JAUL interviene anche con programmi di incubazione e di accelerazione, è un po' la seconda classe di JAUL, rispetto a chi invece ha già magari un piccolo progetto imprenditoriale, quindi una persona giuridica. Naturalmente lo facciamo nella piena consapevolezza che poi nel mondo reale persone fisiche e persone giuridiche spesso coincidono nello stesso individuo, che è magari qualcuno che ha un'ambizione in quel senso e ha anche magari una partita IVA, ha già cominciato un percorso in quella direzione. Ci interessano non soltanto però, per capirci, le giovani imprenditrici e aspiranti molto brillanti, magari laureate col massimo dei voti, o i giovani imprenditori che hanno fatto dei master e quant'altro, ci interessano anche loro, ma ci interessa il mondo produttivo italiano, che ENI conosce molto bene, perché noi siamo italiani, i nostri fornitori sono italiani e noi sappiamo che difficoltà stanno vivendo dopo un anno di emergenza sanitaria ed emergenza economica. Questo concretamente cosa vuol dire? Vuol dire che ci interessano anche quelle aziende familiari di seconda, terza, volte anche quarta generazione. Parlo di business che nel passato hanno avuto un grande successo e che invece adesso, affacciandosi davanti alla transizione, che non è soltanto transizione energetica, è una transizione più generale, perché tutto si è circolarizzato, i processi di formazione, di apprendimento, di informazione, ogni cosa si è circolarizzata e la transizione va vissuta come un'occasione, ma spesso semplicemente mancano gli strumenti per capire che la transizione può essere una grande occasione. E allora noi ci rivolgiamo anche alle aziende familiari, anche agli eredi di queste aziende familiari, magari nemmeno giovanissimi, che vogliono avere degli strumenti per interpretare la transizione come un'occasione per rilanciare un business. Spesso si dice: ah, ma tante cose dovranno finire, tanti business dovranno cessare. È probabile che per alcuni sarà così, per altri in realtà significherà, bisognerà soltanto attrezzarsi per affrontare la sfida nel modo più adeguato. ENI che cosa fa? ENI ci mette qualche quattrino, perché noi sosteniamo chiaramente i programmi di incubazione e accelerazione e i corsi di formazione, ma soprattutto, e ho terminato, ENI ci mette il proprio know-how, i docenti,
sono i nostri manager, ma anche diciamo, i consulenti delle nostre startup sono i nostri manager. La nostra conoscenza al servizio del sistema paese. Benissimo, grazie. Passo immediatamente la parola per completare anche un po' il panorama relativo alle nuove professioni al dottor Dinisio qui in studio. Abbiamo parlato prima di dati, abbiamo definito questi dati come un elemento, una risorsa che diventa preziosa. Qual è la sua professione esattamente, come la si può definire? Ma poi soprattutto mi interessa sapere qual è la differenza tra analista di dati e scienziato di dati. Prego. Sì, sì, grazie. Grazie innanzitutto a Confindustria per l'invito in questa sede. E mi presento, sono Riccardo Dinisio, sono un data scientist e ho il piacere di presentare la startup innovativa Discover, che nasce proprio con l'obiettivo di sbloccare il potenziale dei dati delle aziende. I dati oggi rappresentano il petrolio del XXI secolo diciamo che la motivazione per cui effettivamente si parla oggi non più di data analyst ma di data scientist è dovuta soprattutto al nuovo ruolo della statistica in azienda e soprattutto anche alle infrastrutture tecnologiche che oggi permettono di fare quello che in passato non era possibile fare. Il nuovo ruolo della statistica è dovuto dal fatto che mentre prima, ricordo quando ero ricercatore universitario, la statistica rispondeva soltanto a domande del tipo che cosa è successo e perché è successo. Oggi invece l'analisi statistica, grazie alle tecnologie che permettono di gestire i cosiddetti big data, permette di creare delle analisi prescrittive. Analisi prescrittive che emulano il comportamento della mente umana perché riescono a correlare tante informazioni che provengono da diverse fonti dei dati, delle quali per esempio anche la stessa impresa non sa neanche dell'esistenza, ma di fatto che possiede all'interno, e queste riescono a creare degli automatismi e quindi la possibilità di poter creare dei meccanismi di intelligenza artificiale che efficientano la linea produttiva. E questo vale sia per le grandi imprese, ma anche per le piccole imprese, ed è sempre più una risorsa trasversale che incide trasversalmente su industrie di qualsiasi settore. Ecco, quello che noi stiamo vivendo oggi è proprio una rivoluzione industriale, dove le aziende stanno riscrivendo il proprio modello di business mettendo al centro i dati. Tant'è che oggi si parla appunto di nuovi protagonisti e sicuramente il data scientist è un nuovo protagonista. Tant'è che si stima che queste nuove queste nuove funzionalità, competenze riescono ad efficientare gli impianti produttivi addirittura fino al 60%. Però tuttavia oggi c'è da riscontrare che molte aziende riescono a liberare il potenziale dei dati che hanno loro già in possesso solo nel 20% dei casi. Se volessimo fare un esempio di come è possibile efficientare una linea produttiva, pensiamo a una linea che normalmente possiede degli stop o comunque ogni tanto non lavora in efficienza per una serie di problematiche. Ora, che cosa succede? Supponiamo di avere un'azienda che produce dei biscotti, vediamo che le aziende, comunque sia la linea di produzione, già possiede una serie di dati sotto forma di configurazioni delle macchine che impartiscono la ricetta per poter creare il prodotto finito. Ma poi ci sono anche delle altre variabili, le process variables, che permettono di quantificare la produzione insieme a delle altre variabili che rilevano lo stato di usura delle singole parti della macchina. Il tutto, questi dati vengono già raccolti attraverso una sensoristica. Il data scientist, ecco, che cosa fa? Correla tutte queste informazioni tra di loro e la studia che cosa è successo nel passato e crea dei meccanismi di apprendimento automatici, chiamati machine learning, in grado di poter fare delle previsioni sul dato in real time e capire da solo, proprio come farebbe un bravissimo manutentore, quando sta per accadere un'anomalia e attraverso delle azioni di retroazione impartire un comando alla macchina per evitare degli stop e quindi garantire la produttività e il ciclo produttivo dell'azienda. Il tutto come si traduce? Si traduce
in meno costi per l'azienda e soprattutto più produttività in termini anche di la maggiore competitività dell'azienda che riesce a produrre di più abbattendo i costi superflui. Perfetto, molto, molto esaustiva questa risposta e mi collego subito con la successiva domanda per porre un quesito al Presidente Addari. In questa rivoluzione industriale che accennava e un attimo disegnava il Dottor Dinisio, quali sono le imprese maggiormente presenti e come sarà la ripartenza? Sì, anche in questo caso a supporto ho inviato delle slide, ecco già nella prima possiamo notare una crescita interessante, no? Vedete lì il 15,5% delle imprese con almeno 10 addetti sta implementando progetti di formazione nel settore dell'informazione e della comunicazione ICT. Quindi questo vuol dire che c'è una sensibilità più forte, quindi 4 punti percentuali in più rispetto al 2019. C'è una differenza tra grandi e piccole, vedete il 15,9% delle piccole e medie imprese hanno venduto online nel 2019. Questo è un dato da cui ovviamente ci si aspetta una crescita ulteriore e più rapida. Nella seconda slide vediamo anche quello che va, nel senso il nostro paese è virtuoso dal punto di vista dell'economia circolare, della sostenibilità. Come efficienza ambientale abbiamo insieme ad altri paesi un livello superiore proprio rispetto alla media europea e anche per l'efficienza nell'utilizzo delle risorse ci piazziamo al secondo posto. Quindi ci sono dei fondamentali interessanti. Così come il Covid ha portato le nostre imprese ad investire di più nell'innovazione, nel cambiamento e nella slide successiva c'è un dato interessante. Sono davvero poche le aziende che non hanno implementato, sviluppato sistemi di crescita, diciamo di innovazione nella trasformazione digitale, sono solo il 4%, nella velocità di automazione, nella catena di fornitura, un po' di più nella gestione del personale, quindi qui sicuramente possiamo fare meglio e di più. E poi nell'ultima slide ho inserito un dato più specifico della sostenibilità ambientale. Io credo che la sfida si vinca soprattutto se riusciremo a traghettare le micro e piccole imprese sui livelli delle medio-grandi imprese per quanto riguarda ad esempio l'economia circolare e la sostenibilità. Il dato parla chiaro, per le micro il 37% di imprese micro non hanno adottato nessun sistema legato alla sostenibilità ambientale, contro solo il dato delle grandi, solo l'8% delle grandi. Quindi oggi io credo che Confindustria abbia anche questo ruolo, riuscire proprio a traghettare le imprese più piccole a acquisire le buone prassi delle imprese più grandi e più consolidate. Funiciello, vengo subito da lei. Volevo sapere in questo perimetro come si muove Jaul. Quali sono gli input che dà per aggiungere valore, quindi per disegnare un nuovo panorama? È un perimetro, quello di Jaul, che possiamo definire sia sul piano qualitativo che su quello quantitativo. Per quanto riguarda quello qualitativo, è importante segnalare che Jaul non fa riferimento unicamente all'energia, all'energy. È un'iniziativa di Eni, che è una corporate che ha nel core business l'energia, e tuttavia il nostro perimetro di azione, quando formiamo imprenditori, imprenditrici o quando incubiamo, acceleriamo startup, non è quello dell'energia. Ci interessa l'ambito più ampio del climate change, della decarbonizzazione, dell'economia circolare, lo dicevo prima. Ci sentiamo a casa nostra in uno spazio molto più ampio, perché abbiamo appunto un obiettivo di sistema più generale. E quindi sul piano
tematico, questo vuol dire concretamente, per capirci, che se qualcuno produce, ha una startup innovativa e produce stecchette per gli occhiali e decarbonizza, a noi sta bene, ci interessa, lo vogliamo con noi se ne ha voglia, e ci fa piacere passare alcuni mesi assieme per provare a dare le nostre competenze, la nostra forza a sviluppare questo tipo di business, ancorché evidentemente non potrà mai lavorare, incrociare i propri destini con quello di Eni, che le stecchette e gli occhiali non le fa e non ha in programma evidentemente di farle. Ma il perimetro si definisce anche su base, come dire, quantitativa, cioè dov'è Giaulo, dove si trova Giaulo. Giaulo è un'iniziativa piuttosto policentrica, non abbiamo voluto inventare una sorta di accademia fissa presso la quale si corre per partecipare a esperienze formative o oppure a programmi di incubazione e accelerazione. Noi siamo un po' ovunque in giro per l'Italia. Abbiamo un quartier generale a Roma, e ci tengo a dirlo, ce l'abbiamo, la scelta è collocare l'headquarter a Roma e collocarla nell'area del quartiere Ostiense intorno ai gasometri di Roma. I gasometri, quella è un'area Eni, i gasometri Italgas, resa famosa da più di recente dai film di Ozpetek, ma in realtà il gasometro è entrato, il grande gasometro di Roma è entrato nello skyline della capitale da molto tempo. Lì, perché lì? Perché un tempo lì, e questo dà un po' l'idea della nostra filosofia, della nostra visione delle cose, un tempo in quel quartiere, un tempo in quei gasometri, in quell'area industriale si bruciava il carbone per dare energia alla capitale d'Italia. Un tempo, intendo, dall'inizio del Novecento, e ha funzionato così fino agli anni 60. Oggi noi vogliamo, a volumi invariati, negli stessi spazi, sviluppare impresa che decarbonizza. Ma oltre a Roma siamo, lo dico velocemente, abbiamo sede anche a Milano, in Val d'Agri, a Ravenna, e nella seconda metà del prossimo anno saremo anche a Venezia e a Gela. Questo sono tutti nomi di città che richiamano evidentemente la presenza industriale di Eni importante. Noi siamo dove c'è Eni e vogliamo costruire un arcipelago, un ecosistema Joule che interagisce, i cui nuclei interagiscono uno con gli altri, affinché poi dall'anno prossimo, al 2022, questo ecosistema lo esportiamo all'estero, a partire dal bacino del Mediterraneo, e del Mediterraneo lo incrociamo con altri ecosistemi di impresa, magari partendo dal Nord Africa e in genere dal bacino del Mediterraneo, facendo assumere la nostra scuola una dimensione globale che è propria di ogni iniziativa di Eni. Progetto sicuramente ambizioso, entusiasmante, al quale non possiamo che augurare sicuramente un futuro roseo, un futuro in cui la produttività, l'efficienza, le sinergie sono fortemente chiamate in causa. Quindi Dinisio, chiedo a lei, lei faceva tanti esempi sicuramente a sostegno, no, della nostra tematica odierna, se desidera, perché so che ne ha portati degli altri, e poi soprattutto magari dare un consiglio a coloro che vogliono affrontare la tematica dell'analisi dei dati come professione del futuro. Sì, grazie. Indubbiamente è una professione che diventa molto trasversale, per cui non esiste ormai settore in cui non si inizia a parlare proprio di efficientamento da un punto di vista proprio di competenze anche di data science. E ne volevo fare un'altra, che è un altro dominio di competenza della dove entra prepotentemente appunto questa figura del data scientist, che magari è quello della manutenzione predittiva. Ora sappiamo che le aziende fanno molta la manutenzione programmata. Che cosa significa? Ogni tot di mesi c'è una fermata di un impianto per la sostituzione di parti meccaniche oppure la revisione delle stesse, per garantire sempre una produttività elevata dello stesso macchinario. Ora, che cosa succede? Che per fare una metafora, è un po' come quando noi portiamo la macchina a fare la revisione da un concessionario. Vengono sostituite delle parti, quindi il filtro dell'olio, il filtro dell'aria, vengono controllati per esempio i sistemi di areazione e così via di seguito. Però il sospetto che quando noi andiamo a pagare la parcella al nostro revisione è quello di dire: ma effettivamente tutte queste parti dovevano essere cambiate oppure sono state cambiate così statisticamente, giusto per una garantire, per uno scrupolo, diciamo. Ecco, il 40% dei costi che vengono sostenuti dalle aziende per fare fermi degli impianti e sostituzione delle parti meccaniche o revisione delle stesse, per il 40% erano evitabili. Questo ovviamente impatta molto sulla produttività, perché l'imprenditore sa quanto costa una manutenzione
una manutenzione ordinaria, e quindi ci si sta spostando verso un'altra dimensione, quella della manutenzione predittiva. Come funziona? Anche qui diciamo che entrano in causa tutti i sensori della macchina, che lo stesso impianto già dispone. L'unico obiettivo è quello di correlare queste informazioni e creare dei metodi statistici, dei modelli statistici, che di fatto che cosa fanno? Non fanno altro che analizzare i dati che provengono dai sensori in real time e capire l'usura di determinate parti della macchina. Quindi sostanzialmente non c'è più un fermo macchina per la sostituzione e revisione globale di tutti, ma la macchina può essere lasciata in produttività e creare dei meccanismi on demand secondo il quale vengono cambiate appunto alcune parti. I vantaggi per l'azienda sono tantissimi, si traducono in minori costi di manutenzione, minori costi macchina e in generale più produttività. Il tutto aumenta quello che è un indice molto caro agli ingegneri meccanici e all'imprenditore, che è l'OI della macchina, un indice che misura la performance della macchina, e con questi metodi predittivi si vede che si innalza parecchio. Innalzandosi l'OI della produzione equivale a garantire maggiore competitività della stessa azienda sui mercati globali, il che si traduce anche in maggiore redditività e in maggiore lavoro anche da parte delle aziende. Oggi questo è tanto vero, tanto più che gli stessi produttori degli impianti industriali, con cui tra l'altro noi collaboriamo, stiamo lavorando anche insieme nel progettare delle soluzioni di tipo pay per performance, ovvero si paga la manutenzione on demand, quindi quanto serve. Ecco perché prima parlavo appunto dell'efficienza, il data scientist permette di creare all'interno dell'azienda, e non a caso delle testate autorevoli come il Corriere della Sera qualche giorno fa testava e intitolava che appunto il data scientist è una delle professioni future più ricercate dalle aziende. Ma qui ho fatto soltanto un esempio, ma di esempi ne esistono tantissimi altri. Pensate bene che si stanno progettando frigoriferi intelligenti, cioè che incrociano i dati biometrici con i dati della dieta delle persone, e facendo una spesa personalizzata anche in funzione di una previsione per abbattere una patologia che potrebbe verificarsi. Ma ce ne sono tante altre. Si parla di cyber security, quindi la possibilità di evitare delle intrusioni attraverso algoritmi di intelligenza artificiale, oppure di energy manager, che crea un sistema circolare creando anche delle bollette personalizzate sulla base degli effettivi consumi delle singole persone. Ecco, di esempi ce ne sono tantissimi, però diciamo anche per rispondere all'ultima domanda, come avvicinarsi a questo mondo, diciamo che il data scientist è il frutto di tre competenze basilari. Ci sono competenze innanzitutto matematico-statistiche, competenze di informatica e competenze di business. Ora, le prime due che ho citato sono acquisibili da un punto di vista universitario, mentre l'ultima, che è poi tra l'altro più importante, si possono apprendere soltanto in azienda. Di conseguenza ecco perché i primi data scientist nascono proprio in ambito aziendale, tipo Facebook, Google, Yahoo, ma anche Fiat sono i primi che hanno sfornato i primi data scientist. E anche noi di Discover abbiamo un'academy interna e la pronta per poter formare delle persone che si vogliono avvicinare a questo nuovo campo affascinante, e di inserirli a fianco anche come junior data scientist a fianco ai nostri progetti che sviluppiamo per le nostre perfetto, aziende. Perfetto, grazie, è stato molto, molto esaustivo, il nostro tempo a disposizione sta finendo, chiedo a questo punto al Presidente Addari di fare un flash conclusivo. Sì, ecco, il dottor Funiciello prima parlava di arcipelago Joule, molto bello questo concetto. Ecco, quello che dobbiamo fare assolutamente è remare tutti nella stessa direzione, anche nell'ottica della responsabilità sociale d'impresa. E un invito che a questo punto formulo agli aspiranti imprenditori: valutate i requisiti per iscrivervi nella sezione del registro delle imprese, perché i vantaggi sono molteplici, e uno di questi ad esempio riguarda proprio la possibilità di remunerare commercialisti, avvocati, manager, quindi alte competenze oltre a quelle diciamo ordinarie per la vita di un'impresa,
con una quota societaria. Questo è un vantaggio apparentemente minore che a mio avviso diventa centrale insieme ad altri, come ad esempio l'ICE Agenzia fornisce a queste startup innovativi dei percorsi proprio legati allo sviluppo sui mercati esteri. Quindi davvero tutti insieme io credo che potremo fare un grande salto in avanti. Grazie mille, puntata veramente molto molto ricca, io ringrazio ovviamente i telespettatori per averci seguito, ringrazio gli ospiti, in collegamento ringrazio Funiciello per averci parlato della Jaul di Eni, Alessandro Addari qui in studio, Riccardo Dinisio, appuntamento lunedì prossimo alle 21:30.